Sono Vittorio Soldo, segretario provinciale del Partito Democratico di Cremona. E siamo qui alla festa dell'Unità di Cremona che inizia oggi e che ci permette di iniziare, oltre ad un momento aggregativo molto importante, anche un momento politico importante, perché insieme a tutti i volontari, a tutte le persone e le personalità che interverranno, sarà un'occasione, un momento per iniziare la campagna elettorale in vista del prossimo 25 settembre, ma soprattutto in vista dei prossimi 5 anni che saranno importantissimi. Arriviamo dopo 2 anni di pandemia, con una guerra alle porte, e è importante che la proposta del Partito Democratico vada a toccare tutte le sensibilità, le istanze che ci sono nel paese. C'è una forte fragilità sociale che è aumentata, c'è una difficoltà rilevata negli imprenditori, nelle aziende, nel mondo del lavoro, e il Partito Democratico vuole dare delle risposte proprio a queste domande, a questa domanda di tranquillità, questa domanda di stabilità e soprattutto di sicurezza nei confronti di una situazione economica che all'orizzonte non dà una situazione sicura o comunque rassicurante. La nostra proposta politica si esprimerà nei prossimi tempi con le personalità che interverranno qui in festa, ma anche nei nostri programmi, e si capirà sostanzialmente la differenza tra il centro-sinistra, il Partito Democratico e la coalizione che rappresenta rispetto a un'altra visione del mondo conservatrice che verrà data dal centrodestra. Sono Luca Borgazzi, segretario cittadino del Partito Democratico. Sì, dopo 2 anni di stop, la festa dell'Unità ritorna, è un momento davvero atteso dalla cittadinanza, una tradizione che unisce politica, relazione e capacità davvero di entrare in sintonia anche con le persone che in questi 10 giorni si alterneranno qui a questa festa. Il ringraziamento principale davvero va a tutti i volontari, sono circa un centinaio che nel corso di 10 giorni si alterneranno in questi spazi. A loro va il grazie, perché dimostrano nella loro gratuità, nella loro semplicità, nella loro capacità anche di entrare in relazione con la comunità del Partito Democratico, tutta quella forza e quella carica di energia che ci aspetta per le prossime elezioni. Non dimentichiamo, qui noi oggi inauguriamo di fatto la nostra campagna elettorale nella città e nella provincia di Cremona. Siete qui in prima fila, ma perché siete volontari di questa festa, per il lavoro che avete fatto, perché per montare tutto questo c'è stato un lavoro, e soprattutto per il lavoro che farete da qui per i prossimi 10 giorni. Come sapete, questo è un appuntamento per noi molto importante, tra l'altro dopo 2 o 3 anni che per ovvie ragioni abbiamo dovuto sospendere, ed è un momento politico sicuramente, come tutti ben sapete, fondamentale.
è inutile dirvi qual è l'importanza dei prossimi giorni su cui tutti noi dovremo essere impegnati, non solo nelle feste ma nel dialogo quotidiano con le persone e con l'appuntamento del 25 settembre, su cui ci è chiaramente in atto un gioco diciamo così, per, è un eufemismo, no? Tra due Italie fondamentalmente. È quello che noi, le proposte che abbiamo per l'Italia, e questo è un qualcosa che deve riguardare tutti, riguarda noi, chi ha una responsabilità amministrativa, politica all'interno del partito, ma tutti noi, iscritti, militanti, perché davvero la posta in gioco è molto importante. Per cui un ringraziamento davvero va a voi per il lavoro che fate adesso, ma il lavoro che faremo insieme nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché voi rappresentate un pezzo importante di questa comunità politica, il Partito Democratico. In questa festa, di fatto, tutti i nostri candidati al collegio, ok, un collegio che, come sapete, molto ampio, ci saranno tutti i candidati, stanno adesso definendo le liste in maniera definitiva. Anche qui avremo modo di confrontarci con loro e da qui partire per, come dire, per questa corsa per il 25 settembre. Ci arriverà nel 2024, perché ovviamente avremo le elezioni anche qui in città. Come dire, oggi inizia davvero un percorso lunghissimo, penso anche molto affascinante ed entusiasmante. Perché io credo che siete la migliore rappresentazione, il vostro impegno in questa festa è la migliore rappresentazione dei valori che vogliamo portare nelle comunità e nella nostra società. E è la dimostrazione che far prevalere il noi all'io e all'individualismo può portare ad organizzare feste come queste, che danno la possibilità di momenti sociali, di scambio, di incontro, ma anche momenti in cui si parla di politica e si parla di quello che ci aspetta nei prossimi anni. Saranno anni in cui il coinvolgimento dei giovani, cercando di andare a superare le fragilità sociali, ma di guardare anche fortemente verso il mondo dell'imprenditoria, che in questo momento è in difficoltà, come sono in difficoltà le famiglie. Il nostro impegno con le liste che stiamo andando a depositare e con il programma che andremo a depositare va proprio in questa direzione. E questa direzione la dobbiamo rappresentare partendo dalle nostre feste, portando le persone e le personalità che andranno a spiegare quello che vorremmo andare a fare nell'Italia nei prossimi 10 anni, e questo sarà importantissimo, riuscire a veicolarlo partendo da qui e per i prossimi 25 giorni, ma non solo, per i prossimi 5-10 anni. Ci prendiamo il carico e l'impegno di difendere questo paese rispetto a una deriva pericolosissima di individualismo, che poi è la base del razzismo, dell'esclusione, del conflitto sociale. Quindi... Ho segnato i numeri, brava Sara! Grazie!